Secondo lei in televisione vincerà la fiction oppure il reality? Guarda, io spero che vinca la fiction fatta bene, nel senso che ora il reality non sto neanche a parlarne. Non ne discuterei, mi sembra superfluo. Delle fiction, spero che vadano delle fiction che funzionano, che hanno un senso, con degli attori bravi, con delle belle storie. Vorrei tanto che la televisione cominciasse a rischiare un po', no? Progetti nuovi, a non comprare solo format e riadattarli, ma anche a pensarli, a progettarli per quella che è la nostra storia, per quello che è il nostro lavoro, per quella che è la nostra terra, no? Spero che vinca sicuramente la fiction, quella fatta bene, quella dove ci sia il cuore principalmente, ma che vinca il prodotto di qualità fatto da persone che fanno questo per lavoro, da attori che si prodigano dalla mattina alla sera per migliorare un prodotto e, ripeto, dove ci sia il cuore che arriva. Spesso il rischio è di scopiazzare qua e là e poi magari parte un progetto, funziona e sulla cresta dell'onda se ne fa altri quattro esattamente uguali e quindi è un appiattimento culturale. Io sono a favore del pubblico, nel senso che non credo che sia il pubblico che fa delle scelte sbagliate oppure che uno dice vabbè ma la gente li guarda, la gente guarda quello che c'è e c'è solo quello. Manca il rischio, manca la voglia di sperimentare. Quando attraverso un tipo di recitazione, un personaggio ti arriva al cuore, lo senti, è sempre vincente, non sembra una cosa che funziona. Grazie. Grazie.